È uno di quei titoli esattamente come Enel, come Eni tipiche da cassettista, quindi è una cash cow, no? Quindi un'azienda che ha molta liquidità, ha ricavi molto stabili, però certamente non può dare performance, non è un titolo da trading, almeno non dovrebbe esserlo. Ho visto l'operazione Royal Mail nel 2013, quindi un'operazione di IPO di Poste nel Regno Unito, che è partita molto molto bene e poi come sempre si è stabilizzata. Per chi l'ha comprata ai massimi nel primo giorno, oggi siamo in negativo. Poste secondo me ha delle caratteristiche molto importanti a livello di capillarità, anche se c'è da considerare che la capillarità nel territorio, il numero di filiali è molto elevato, Poste ha circa 13.000 filiali in Italia, andrà a scontrarsi nel lungo periodo con l'uso del web da parte degli investitori, della clientela, che potrebbe andare a inficiare anche lo sviluppo e l'importanza degli sportelli in questo caso. Quindi il ragionamento è molto ampio su questo fronte.